della responsabilità, perché a questo punto effettivamente siamo in una situazione abbastanza critica, sia a livello sociale, sia economico, sia politico. Molto probabilmente questa sera siamo qui tutti per lo stesso motivo, come avevamo preannunciato all'inizio. Le tre associazioni che si sono un po' date la briga di organizzare questa serata sono Conzano.info, Fare Treviso e Treviso Libera. Quello che di questa sera è proprio questo: riuscire un po' a fare mente locale sulle problematiche odierne e cercare di non andare come cavalli bizzarriti, diciamo, contro i mulini a vento o muri di gomma, che comunque sappiamo bene che qui in Italia sono quasi la consuetudine. Adesso chiudo il mio intervento e passo la parola a Eugenio, che io onestamente lascerei carta bianca e lo lascerei parlare per un'ora senza interromperlo, dato che sono già passate minuti preziosi. Buona serata a tutti, grazie Franco, mi fa piacere essere di nuovo qui a Treviso, ospite tuo, in un contesto, devo dire, anche istituzionalmente rilevante, visto che una scuola ci ha reso disponibile per darci spazio ad affrontare tematiche che solitamente a livello mediatico non vi è la possibilità di trattare in televisione o presso i giornali tradizionali. Vedo che dall'affluenza di questa sera capisco che problematiche che l'uomo medio della strada, il piccolo risparmiatore o anche il piccolo imprenditore sono sempre più sentite e soprattutto sempre più istanti, visto quello che sta accadendo sul piano economico. Io ho preparato stasera un 60 minuti di slideshow intitolato Italia Under Attack, e tra l'altro oggi è una giornata che dal punto di vista karmico sarebbe anche abbastanza importante, perché è l'11 novembre del 2011, e con il buon Franco abbiamo scelto questa data circa 4 mesi fa, quindi con una previsione pessimistica di quello che sarebbe accaduto. Mi pare che come tempistica sia stata eccellente. Abbiamo spinto notevolmente perché le cose accadessero. Quindi facciamo adesso un quadro macroeconomico incentrato soprattutto sull'Europa e l'Italia, sintetico il più possibile, in 60 minuti con notizie a raffica, dopodiché ci soffermeremo attraverso domanda, botta e risposta di SMS su quelle che sono le domande. Qui faccio io una piccola inciso: per cortesia non mandate SMS tipo 20.000 euro le poste, cosa devo fare, o 10.000 euro conto arancio, rimarrà in piedi. Cioè fate domande che abbiano significato per il titolo della serata e soprattutto che possano essere utili anche a tutti gli altri che ascoltano. Per chi ha 20.000 euro le poste, vi consiglio di comprarsi questo, perché confezione di vaselina che molto presto è utile, ma una dose. Iniziamo allora. Possiamo passare a non si riesce, perché così c'era maggior contrasto. Per una volta tanto prendiamo una copertina che non sia dell'Economist, che viene tanto pubblicizzata, è una del Time, che come potete vedere ci schiaffa in prima pagina adesso Berlusconi, il premier italiano che ormai è destinato a lasciare il passo a qualcun altro. Il balletto a cui abbiamo assistito negli ultimi 6 mesi probabilmente non ha precedenti storici, ci fa realmente comprendere come noi italiani non solo abbiamo perso la sovranità monetaria, ma proprio abbiamo perso ogni genere di sovranità politica, sovranazionale e soprattutto economica. Merkel e Sarkozy schiaffa l'Italia, ultimatum su crescita e debito. Vediamo adesso un po' l'escalation mediatica che c'è stata in questi ultimi mesi. Goldman Sachs, che come potete aver avuto modo di sentire in svariati interventi anche quest'estate, che è considerata la più grande banca d'affari per prestigio e per potenza di detonazione finanziaria, elezioni, lo scenario peggiore per i mercati, governo tecnico per abbassare lo spread, fatalità è poi quello che c'è arrivato. Scatta la vigilanza sull'Italia. Sono urgenti nuove misure, qui poi ci concentreremo nella seconda parte, nella seconda ora, sulle nuove misure, cosa vuol dire nuove misure per l'Italia e che conseguenze ci saranno per tutti quanti noi, sia come risparmiatori che anche come piccoli imprenditori.
situazione preoccupante, in alcuni casi dovrebbe dire drammatica o senza precedenti storici. E adesso iniziamo con invece le copertine dell'Economist, vedete il piano di salvataggio per l'Europa. A distanza di 12 anni ormai ci rendiamo conto che l'Europa, l'euro, l'Unione Europea e tutto quello che ci è stato raccontato dal 1999 rappresenta un progetto dichiaratamente fallimentare. Perché è un progetto fallimentare? Perché un paese come l'Italia, oggigiorno, pur accettando l'imposizione dall'alto della moneta unica, deve andare ad indebitarsi a tassi di interesse partetici a quelli in cui c'era la lira. E allora mi spiegate dov'è la convenienza dell'euro? G20, questa sembra una notizia positiva, o siero positiva da alcuni punti di vista, no? Perché vi dicono 3.000 miliardi di euro l'impegno del G20 per salvare il sistema bancario, oltre che il famoso fondo salva stati. Ma facciamo un passo indietro, perché forse qualcuno se lo ricorda, ma abbiamo iniziato questa collaborazione con il buon Franco e tutto il gruppo di Grilli di Treviso, più qui Treviso Libera, nell'ottobre del 2008, eravamo, infatti io stasera sono arrivato tardi perché sono andato alla vecchia sede dell'Istituto Tecnico Fermi, dove nel 2008 abbiamo fatto una serata che era, come allora, gremitissima di persone, subito dopo il fallimento Lehman. E durante il fallimento, dopo i non a caso, a distanza di 3 anni ci riproponiamo alla platea di Treviso con temi ancora più caldi. A quell'epoca, qual era stata l'exit strategy? L'exit strategy erano stati i famosi 750 miliardi di dollari attraverso il TAP, il Toxic Asset Reability Program, che venne messo in essere dall'amministrazione statunitense per curare i bilanci delle pance dai cosiddetti titoli tossici, quelli che fino a 2 settimane prima chiamavano investimenti. Passano 3 anni, di mezzo c'è stato il 2010 e non ricordiamo quanta pubblicità mediatica e propaganda abbiamo ricevuto dal centrodestra che la crisi era finita. Ci sono fior di filmati miei in rete che potete trovare su YouTube, in cui con esponenti mediatici del centrodestra letteralmente la crisi è finita, stiamo qua a parlare per niente, ormai dobbiamo proiettarci in avanti. Arriviamo al 2011, arriva la crisi, anzi detona, non arriva, la crisi del debito sovrano, e la risposta è questa: 3.000 miliardi di euro. Facciamo il calcolo in dollari, sono 3.600 abbondanti, 3.600 miliardi di dollari, che non esistono ancora, sono impegni, garanzie, capacità di intervento. Quanto abbiamo messo noi europei sul piatto rispetto agli statunitensi di 3 anni fa? 6 volte tanto, anzi di più, 5 o 6 volte. Questo vi fa capire il grado di criticità, e guardate bene come è aumentato nel tempo la disponibilità di spesa del cosiddetto FISF, il Fondo Salva Stati, Fondo della Stabilità Finanziaria Europea, che da 250 miliardi passa a 440, a 750 e poi per ultimo 3.000 miliardi di euro. Questa, no? Di prima battuta sembra una notizia confortante, da un altro punto di vista è inquietante, perché ancora ad oggi nessuno riesce a quantificare il grado di rischio di detonazione che ha l'Europa con il suo sistema bancario, che analizzeremo a breve. Grecia hanno zero. La Grecia ormai non ci dilunghiamo più di tanto, stiamo vedendo che cosa sta accadendo in quel paese. Tanti di voi non si rendono conto della guerriglia e conflittualità sociale che si vive per le strade della Repubblica Greca. Andate su YouTube, anche lì vedrete filmati di reporter indipendenti che raccontano e descrivono quello che sta accadendo. Abbiamo visto chi è l'interlocutore che è stato sostituito a Papandreou per governare e ristrutturare, così si vuol dire, il paese. E questa è la grafica che spiega perché un paesino così piccolo ha creato quello che ha creato, cioè tutto il mondo appeso ad Atene. Perché, come potete vedere, i paesi che sono maggiormente coinvolti con i titoli di Stato ellenici sono la Francia, la Germania, l'Inghilterra e via via scemando con gli altri attraverso i loro fondi pensione,
le società di gestione di investimento e le banche d'affari. Quindi il destino del debitore, si suol dire, è in mano in quello del creditore. Grecia con manovre non da lacrime e sangue ma da disperazione, 2 miliardi attraverso l'imposizione della tassa sulla prima casa per riuscire a gestire quella che viene definita la bancarotta pilotata, 30.000 statali per ridimensionare i costi dell'amministrazione pubblica. Guardate che noi adesso stiamo vedendo, siamo fortunati in alcuni aspetti, perché stiamo già vedendo quello che ci aspetta, perché l'operazione che stanno replicando in Grecia sarà clone di quella che verrà realizzata in Italia. È per questo motivo che il miglior investimento che possiate fare in questo momento sono o 10 euro per comprare il mio libro appena uscito, Era il mio paese, o 10 euro per comprarmi questo. In ogni caso vi preparate a quel mediaticamente e anche alla sodomia che vi aspetta. E purtroppo c'è veramente, adesso ridiamo, ma c'è veramente poco da ridere. Questo è Der Spiegel che ha capito in maniera straordinaria è la problematica attuale. Vedete quanto tempo ha l'euro ancora per stare in piedi. Io sono stato uno dei pochi, come economista indipendente, che in Italia ancora nel 2008, a inizio del 2008, e ci sono fior di filmati che lo dimostrano, parlavo di euro 2, teoria di euro 2, poi negli anni a venire sempre più abbracciata anche da accademici di portata internazionale, si va da Zingales ad Attali e per finire recentemente anche da Rubini, cioè persone a livello accademico istituzionalmente rilevanti che dicono attenzione, questa moneta non può continuare a reggere nel tempo, è destinata a rompersi, non sparirà, magari verrà sostituita da altre due, ce lo ricorda Der Spiegel recentemente con questo editoriale, perché l'aspettativa sarà quella di un'emersione di una seconda divisa e fatalità è proprio di questi giorni che tutti i giornali italiani e degli giornali italiani parlano del possibile scenario di un secondo euro, il cosiddetto euro di serie A contro quello di serie B o l'euro del nord contro quello del sud. E queste sono le preoccupazioni che hanno tutti adesso, cioè il fatto che venga ridimensionato il welfare, il sistema previdenziale pensionistico e anche quello medicale, i risparmi accantonati da una vita che verranno tassati. In realtà siamo già stati tassati, se non lo sapete, siamo stati tassati attraverso prima l'introduzione della nuova imposizione fiscale che colpisce le rendite finanziarie e in aggiunta l'esborso che peserà notevolmente negli anni a venire in tutti i dossier titoli. E si parla di imposte che gravano su ogni risparmiatore per 500-600 euro dal 2013 in poi per una detenzione di asset di circa 100.000 euro. Quindi l'imposta la stiamo già pagando ed è anche abbastanza elevata.